Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che i 5.000 uomini furono saziati, Gesù subito costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, a Bezzaida, finché non avesse congedato la folla. Quando li ebbe congedati, andò sul monte a pregare. Venuta la sera, la barca era in mezzo al mare ed egli da solo a terra. Vedendoli però affaticati nel remare perché avevano il vento contrario, sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli. Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono: è un fantasma, e si misero a gridare perché tutti lo avevano visto e ne erano rimasti sconvolti. Ma egli subito parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. E salì sulla barca con loro e il vento cessò. E dentro di sé erano fortemente meravigliati, perché non avevano compreso il fatto dei pani. Il loro cuore era indurito. Parola del Signore. Ecco, meditiamo brevemente questo che abbiamo ascoltato in tre passi successivi. La preghiera di Gesù, il comandamento nuovo e la pace nella tempesta. Ecco, avete sentito sto particolare, non so se l'avete notato, che dopo la grande moltiplicazione dei pani, Gesù fa una cosa apparentemente strana, anche perché volevano quasi farlo re, insomma era una festa, una gloria, avere sfamato tanta gente. Lui invece cosa fa? Manda via i suoi apostoli sulla barca, dice di andare dall'altra parte del lago e lui se ne va sulla montagna a pregare di sera, di notte, va a pregare. Questo è nel Vangelo di Marco, è una spia di un'abitudine che Gesù aveva. Gesù, pure in mezzo a tanta attività, ogni tanto si ritirava e sentiva il bisogno di immergersi da solo nel colloquio con Dio suo Padre, un grande bisogno di preghiera. Chissà se Gesù oggi farà a noi un dono simile, farci sentire il bisogno di stare da soli davanti a Dio. Quando io ero giovane leggevo ogni tanto la vita dei santi, una volta mi è capitato una santa francese, Antida Duré, che aveva la sua vita, la sua storia in un libro con un titolo che mi ha sempre colpito, che era questo: sola con Dio solo. Diciamo una volta. E questa parte della vita di Gesù. Gesù, anche se uno con noi, è molto unito a noi, però è figlio unigenito del Padre e sente anche il bisogno di questo stare con Lui, che è la sua forza, la sua forza. Lui intercede per noi così, in questa preghiera, e chissà quante grazie ci ottiene. E poi nella prima lettura c'è una cosa anche bella che ci fa capire che l'unione con Dio non è solo nella preghiera. Dice così: se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi. Diciamo una volta. Cioè, una presenza forte di Dio nella nostra vita non va ricercata solo nella preghiera, ma anche nella relazione profonda con quelli che credono in Gesù.
Perché il cuore del Vangelo è l'amore reciproco, non è neanche proprio un comando di preghiera il cuore del Vangelo, è l'amore reciproco, però è un amore che si radica in Dio, perché Gesù ha detto amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Gesù verso di noi non è solo stato generoso nel donarsi, ma ha sempre conservato questo primato dell'unione con Dio Padre. Lui attingeva la forza dell'amare da questa unione granitica che aveva col Padre. Quindi anche noi cercare relazioni profonde tra di noi, uscire da un certo isolamento, perché noi siamo figli quasi senza accorgerci di un cristianesimo deperito, malato, sottonutrito, proprio perché siamo caduti un po' in una forma di individualismo della fede, viviamo la fede quasi da soli. Questo non va bene, perché il cuore del Vangelo è amatevi tra voi, quindi dobbiamo cercare non solo di volerci bene, di non farci del male, ma di costruire relazioni profonde tra di noi, e questo crea una stabilità della presenza di Dio in noi. Mi ricordo l'esperienza di Chiara Lubi, giovanissima, che notava come tante volte lei era membro dell'Azione Cattolica, faceva catechismo, però notava che in tutte le esperienze che faceva dopo un poco svaniva la presenza di Dio nel suo cuore, diceva come faccio, e poi quando il Signore gli ha fatto la grazia di capire di vivere in unità con gli altri, con Gesù in mezzo, come diceva lei, diceva che questa presenza era continua. È proprio la parola che abbiamo sentito stamattina: se vi amate gli uni gli altri, Dio rimane in voi, non è più un'esperienza passeggera, superficiale. E poi l'ultima cosa bella di oggi, che questa presenza di Dio stabile in noi ha un effetto bellissimo nell'ora della tempesta. Avete sentito il racconto di questa tempesta che avviene sul lago? E Gesù va incontro, perché sa che è un pericolo per i suoi questa tempesta, e gli va incontro. Gesù cammina sulle acque. Questa è un'espressione forse reale, ma sicuramente simbolica anche. Perché Gesù cammina sulle acque? Perché è l'unico che vince il dramma della morte. Le acque nella simbologia biblica sono spesso simbolo del male e della morte. Gesù cammina su questo male perché lo vince, perché è l'unico che è risorto, che può far risorgere anche da morte, può spegnere il peccato nel tuo cuore, cioè la spinta al male, alla sfiducia, eccetera. Cammina sulle acque, loro si spaventano perché non lo riconoscono subito. La presenza di Gesù nella nostra vita, nelle ore di tempesta, non è che si vede chiara, a volte non si vede proprio, se tu non stai attento ti viene pure l'idea che sei abbandonata da Dio, non lo vedi Gesù, sembra un fantasma, sembra una cosa evanescente. Quando Gesù poi parla al tuo cuore, come ha fatto con gli apostoli, allora tu lo puoi riconoscere. Gesù parla loro e dice: sono io, coraggio. Sale sulla barca attraverso questa parola e subito la tempesta cessò. Gesù ha questo potere e anche ti fa capire che le tempeste della tua vita sono un'occasione per Gesù di farti sperimentare la sua potenza. I discepoli avranno ricordato tutta la vita quella tempesta, perché non solo non sono affondati e hanno scampato il pericolo, ma proprio in quella tempesta hanno sperimentato la potenza di Gesù. Quando Gesù entra nel tuo cuore, sorge una grande pace. Anche se tutto il mondo è contro di te, non ti può togliere questa pace. Gesù ha questo grande potere anche oggi, e mi piacerebbe tanto che potessimo sperimentarlo.
cominciando dalle piccole tempeste. A volte ci sono grandi tempeste, per esempio io ho conosciuto persone, ho accompagnato persone proprio negli ultimi istanti della vita. Vedo che a volte si scatenano tempeste terribili, però Gesù ha questo potere. Appena lui arriva, il vento cessa, si fa una grande bonaccia e la tempesta si spegne in modo imprevedibile. Ecco, diciamo al Signore, grazie Signore, che ci aiuti a pregare, ci aiuti a volerci bene tra di noi e spegni le nostre tempeste.